María Lili. Te puedo pedir. Es lo que impenso. Te puedo pedir para la radio algo. Sí, sí. Siamo nel camerino di Valeria Lynch, c'è la presenza stupenda di Diego Armando Maradona. Diego, lei è venuto per Valeria. Sì, sono venuto per Valeria, soprattutto per lei, perché è la prima volta che un'Argentina, noi l'aspettavamo da tanto tempo, oggi abbiamo un orgoglio qui in Italia, per quello siamo venuti tutti quanti, tutta la famiglia Maradona. Per fare il tifo per lei. Che bello. So che lei ama moltissimo Valeria per le sue canzoni, che fa che i suoi amici del Napoli e le persone che conosce comprino i suoi dischi, che ascoltino, se no glieli regala lei, è vero? Ma sì, io con i miei compagni di squadra io metto le canzoni di Valeria nella camera mia quando andiamo in ritiro, loro vengono ad ascoltare, dopo mi chiedono la casetta sua. Diego, come dirà, fa? Vorrei far gol oggi, ogni giorno dirà. Emino Reitano. Vorrei far gol, cioè vorrei vincere lo scudetto, vorrei sempre essere capocannoniere, vorrei tutto. Ecco, io questa sera mi trovo con tre grossi personaggi che sono semplicissimi. Come fa una persona come lei, arrivata all'apice a livello universale, a rimanere così semplice? Ma non credo che uno possa cambiare per quello che crede la gente. L'esito o la vittoria personale credo che serve a poco, perché ogni giorno devi dimostrare sempre qualcosa. Per quello sei grande quando fai un gol e sei piccolissimo quando lo sbagli. Per quello, se non rimani con i piedi per terra, non serve a niente. Grazie. Qual è la collocazione oggi della musica leggera argentina nel mondo, considerando Valeria e qualcun altro, se lei crede? Ma io non posso parlare di Valeria oggi io non, lei sa quello che la stimo, quello che la voglio bene, perché lei è stato con noi da sempre, non è che adesso io posso scoprire Valeria o Valeria può scoprire me. Io dico che Valeria è un fenomeno, e per quello io spero solo che se qui sono i giudici che giudicano la canzone, credo che Valeria non può lasciare stupiti, può lasciare stupiti a tutti quanti. Grazie. Allora, non l'abbiamo fatto, no.